Buongiorno da Pervalle e Monti, dalla frazione di Davagna che si chiama Capenardo. Siamo a 750 metri di altitudine circa e oggi andremo sul Monte Candelozzo. Abbiamo parcheggiato appena entrati in Capenardo e adesso seguiamo le indicazioni per il Candelozzo. Ecco i primi due segnavia che incontriamo, le due lineette rosse, il quadratino rosso. La vista si apre subito magnifica, si vede il mare e poi abbiamo l'Alpe Sisa, abbiamo il Monte Lago dove siamo già stati, sono stati in meta di altre nostre gite e poi abbiamo il gruppo del Beigua. Avvicinandoci al Candelozzo vediamo benissimo la differenza tra i due versanti. Il versante occidentale è stato tutto rimboschito a pino, mentre il versante orientale, che vedete scende più ripido, è a pascolo, sono prati laggiù, non so se riuscite a vedere le mucche. Ci attende un dislivello di circa 300 metri, quindi una cosa tranquilla. Siamo partiti da 745, arriveremo a 1036. Ci troviamo adesso a questo bivio, noi lasciamo sulla sinistra il sentiero col cerchio barrato e proseguiamo verso il Monte Candelozzo. Vedrete che andremo ad aggirare questo monte qua, che è il Monte Bastia di Struppa, sul lato orientale. A un certo punto si chiama, ma noi continuiamo a seguire il segnavia, rimaniamo sempre sul versante orientale e ventoso oggi, E questo è il Bastia Sud, che è il monte che troviamo subito prima del Candelozzo. Il sentiero non è così evidente come traccia, quindi il modo per orientarsi è non perdere mai l'attenzione e guardare sempre le pietre, perché ci sono tantissimi segnavia sparsi per il prato, però non vi dovete distrarre, ecco, a guardare troppo il panorama. Primo cucuzzolo del Bastia raggiunto. E la vista è veramente ampissima. Ci lasciamo il cucuzzolo alle spalle e continuiamo ad andare verso il Candelozzo. Qui sono un pochino cancellati i segnali, ma non vi sbagliate perché proseguite in cresta. Del Candelozzo Sud, dove trovate la croce di vetta, anche se a dirla tutta questa qua è 1034 metri, mentre l'altro cucuzzolo, il Candelozzo Nord, sarà 1036, quindi il punto più alto è quello. Purtroppo con la GoPro non potete vederlo, ma vi assicuriamo che la vista sul mare dalla parte di Genova è meravigliosa da qua. Il grandangolo non vi permette di goderne appieno. E poi vedete che abbiamo di fronte in lontananza i monti della Val d'Aveto e di qua si comincia a vedere sempre in lontananza i monti della catena dell'Antola. È veramente uno spettacolo. Ora, anche se vedete tutto veramente in piccolo, si possono vedere le cime del Caucaso, del Porcile, del Manico del Lume, della Iona, tantissime vette in cui siamo già stati. E poi
c'è anche da ricordare che proseguendo per questo sentiero in pratica andremo a ricongiungerci con una tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, che è quella che va da Colle di Creto al Passo della Scoffera. Noi già nei passati video abbiamo fatto qualche tratto di questa tappa molto bella che ci ha portato al Monte Lago, all'Alpe Sisa, quindi consigliatissima. Allora, guardando le cartine abbiamo deciso di fare una via di ritorno alternativa che adesso vi faremo vedere. Cabruzzi, con il tuo ditone. Allora, noi siamo arrivati qui. Abbiamo intenzione di non tornare indietro, ma abbiamo visto che c'è la possibilità di fare una sorta di anello. Quindi vorremmo proseguire verso l'innesto dell'Alta Via dei Monti Liguri, della tappa appunto Colle di Creto, Passo della Scoffera, e arriveremo a Passo del Fuoco, dove vedete il numero 2. A questo punto andremo sulla sinistra per ritornare indietro verso Colle di Creto e la nostra direzione sarà verso il Monte Lago. A un certo punto, senza arrivare a Monte Lago, arriveremo dove sicuramente ci sarà un sentiero, quello che abbiamo lasciato prima sulla sinistra, il cerchio barrato rosso, ci riporterà all'inizio della salita, non distanti da Capenardo. E così andremo a chiudere il nostro anello che ci siamo inventati adesso. Quindi vedremo se questi buoni propositi vedranno un buon esito anche. Comunque, sotto ai nostri video caricati su YouTube, ricordo per chi segue la pagina Facebook che tutti i video sono caricati sul nostro canale YouTube, e anzi ricordatevi di andare a iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E sotto ai video noi cerchiamo sempre di caricare la traccia GPX, quindi cercheremo anche in questo caso di caricare la traccia in modo che possiate scaricarvela e vedervi il percorso. Quindi noi riscendiamo, Cabruzzi. Andiamo. Allora, noi abbiamo percorso il sentiero col quadrato giallo. Arrivati in fondo al sentiero, vi trovate a questo bivio. Ci siamo ricongiunti con l'Alta Via dei Monti Liguri. Noi prenderemo questo sentiero subito a destra, a sinistra se state ancora scendendo dal sentiero col quadrato giallo, e andremo a richiudere l'anello allungando un pochino. Tiriamo subito a destra, vedete il segnavia. Lungo il percorso cominciano ad aprirsi dall'alta via su cui siete adesso delle varianti. Queste in teoria ci riportano tutte verso la nostra destinazione, ma il nostro intento è quello di allungare un pochino, visto che è una giornata stupenda, si sta benissimo, quindi rimaniamo ancora per un po' sui segnavia dell'alta via. Ecco qui, siamo alle pendici ovest del Monte Candelozzo. Vedete la segnaletica per il Colle di Creto alla nostra sinistra, da dove arriviamo noi, che è per il Passo della Scoffera, e finalmente c'è l'indicazione Capenardo con il cerchio barrato. E quindi noi abbandoniamo la bellissima alta via. Consigliatissimo questo anello, ragazzi, perché lo scenario è completamente diverso, si passa all'interno di boschi veramente stupendi, una pace incredibile, poi in autunno c'è un silenzio veramente surreale. E adesso torniamo per il sentiero che abbiamo lasciato prima verso la nostra meta, cioè Capenardo. Eccoci, ci siamo ricongiunti al primo sentiero. E adesso da ora in poi saranno i tre segnavia quelli che avevamo lasciato, quindi questo qua più il quadrato rosso e le due linee rosse, e siamo pronti per tornare.
Eccoci, abbiamo concluso quello che alla fine è diventato un anello. Consigliatissimo fare, come vi dicevamo, il percorso che alla fine abbiamo fatto per variare un po'. Se aveste invece poco tempo, in un'oretta da qua siete sul monte e potete tornare indietro anche dalla stessa strada. Vi daremo alla fine, vi scriveremo in sovraimpressione i dati totali del percorso. Ricordatevi che potete comunque scaricare la traccia GPX sotto al video di YouTube. Ci abbiamo messo circa 3 ore, quindi è una passeggiata molto piacevole da fare anche in inverno, in cui le ore di luce non sono tantissime. Noi ci vediamo alla prossima camminata di Per Valli e Monti. Speriamo che la situazione non peggiori e che quindi non ci siano ulteriori chiusure. Alla prossima, ciao!